Allora, la mia vita è iniziata stamattina che mi si è rotta la calza. Bentornati sul mio canale, il mio nome è Lidia e vi do il benvenuto in questo nuovo vlog. Sono nella stessa location dell'ultimo video che avete visto con la Super Gold Ginevra over here. Yes. Oggi è una giornata speciale, oltre al fatto che fuori c'è molto un tempo uggioso. Brava! Ho imparato questa nuova parola dall'ultimo video che abbiamo fatto io e lei sul mio canale. Sono sempre nella sua stessa location, questo video arriverà più avanti appena ho tempo di editarlo perché è una vita difficile. Oggi, come potete vedere dal titolo, abbiamo il nostro primo incontro. Niente, volevo semplicemente fare un'introduzione per dirvi che oggi ci troviamo alle 3 in Piazza Duomo. Salute! E non sappiamo quanti ci saranno perché c'è anche un po' un tempo bruttino, quindi magari tanti anche non vengono per la pioggia, non lo so. Ok, quindi niente, senza che andiamo avanti 25 ore, vi voglio, perché anche lei farà il vlog, quindi se volete vedere anche la sua side of the story, guardate il suo canale. Adesso dobbiamo mangiare perché abbiamo le pancie che brontolano da un'ora. Nel menù di oggi abbiamo cos'è che abbiamo detto? Allora, insalata con avocado, che ha preso, è buono, sembrerebbe buono. E poi abbiamo, cos'è che abbiamo, signorina? Pollo lei al curry con la farina per la crema di riso. Sì, perché allora lei fa problema qua. La gluten free girl. Abbiamo trovato una versione del pollo al curry con la crema di riso. Esatto, perché si deve addensare un pochino. E anche farla apposta, la Super Ginny aveva il pane senza glutine del mulino bianco, quindi mi sento proprio benvenuta. Oh my god. Yes girl. Oddio, vlog nel vlog. Ciao. Ciao. Sono stata chiusa nel bagno della Ginny a cercare di mettermi su le sue calze e ce l'ho fatta. Ovvio che mi si dovevano rompere, cioè guardate, non ho parole. Se siete all'incontro mi vedrete, cioè, che tipo mi metto le mani nel sedere perché ho un problema con le calzamaglie. Stiamo scegliendo l'outfit della Ginny perché io l'ho già scelto this morning, solo che lei adesso si è messa i tacchi, quindi cioè sembra bassa, cioè io di bassa. Sì, ma il problema è che ho tutte le mie amiche che sono più basse di me. Quindi avere un'amica, sono stracontenta, te lo giuro, anzi viva essere alte, lo giuro, yes queen. Adesso ci trucchiamo e poi andiamo perché non vogliamo arrivare tardi, quindi yes. We are getting ready. Allora, la mia girl qua, abbiamo questo stivaletto, wow, che è abbinato sexy a questo maglione, questa giacca un po' da, come posso dire, from Alabama, e questo jeans. Io diciamo che sono un po' abbinata versione, perché ho jeans, il mio, il suo bordeaux, cioè lo, capito, siamo abbinate. Sì, adesso ci metteremo una mezz'oretta ad andare, andiamo in metro, quindi yes, e poi vi vedremo lì. Tra l'altro una ragazza, shout out to you girl, ci ha scritto che lei sta arrivando da Livorno per l'incontro, cioè, what? Siamo ready. Non so aprirlo. Credo. Ah, cacchio, ok, era pesante. You excited, girl? È l'ansia della prestazione. Da che parte dobbiamo uscire? Che sono le ansie? Non so, dobbiamo immaginarci che c'è qualcuno. Siamo io e te, tipo adesso non c'è nessuno. Da che parte usciamo di qua? Ok, siamo pronte? C'è il Duomo, raga. Mamma mia, stavo quasi. It's gonna be there. E siamo arrivate, raga. There you go, girl. Si vede che hai fatto tutto. Vedo due persone. Dai, ci sta. Facciamo così, tipo dal nulla. Ma abbiamo un po' un audience qua dietro. È venuto effettivamente qualcuno. Sì, abbiamo paura di rimanere da sole. Viva! Yes, girls. Hello. Adoro. Adesso ci stiamo facendo una foto tutte insieme, si stanno preparando le lovely ladies con ovviamente il Duomo dietro, quindi can't wait. Stiamo parlando degli slang, di come li prendono in 3 secondi. Lei si gira e mi fa: oddio, che vita difficile, Roli. Sì, è vita.
di cos'è che sei? Chi è che ha detto yes? Io sempre yes. Raga, mi dispiace, capisco che sia una vita difficile. Oh, così... Al tre, raga, urliamo yes. Prego, è il mio sogno. Uno, due, tre, yes! Oddio, adoro! Oh mio Dio, è un problema. Comunque andiamo a vedere il nuovo Starbucks e stiamo chiacchierando adesso. Qualcuno qua chiedeva della cattolica, quindi procediamo. Allora, siamo tutte noi girls da Starbucks. Abbiamo creato la fila, non c'è neanche tanta gente. Dov'è San Babila qua giusto? San Babila e cioè, non c'è troppa gente. Ehi! Come procede la zia? Benissimo zia, tutto bene. Anch'io tutto bene. Cioccolata calda forever. Come dei personaggi di cosa? Di Grey's Anatomy. Hanno avuto l'idea le ragazze, ci chiamiamo ognuno. Io non so che sia Grey's Anatomy, ma va bene. Non mi va chiamo bene. Miranda oggi. Lei è Miranda Bailey, io sono Joe Wilson. Le ragazze sono tutte gli altri personaggi. Come li chiamate? Dai, volete dire il tuo nome? Allora, April, fantastico. Meredith, Cristina, Callie e le altre ragazze sono da le altre ragazze. C'è troppo casino. Noi siamo le chiudi fila, vero girl? Yes! Allora, io mi chiamo Jo, facciamo tutto un giro. Qua abbiamo Miranda, Callie, Stephanie, Easy, April, Cristina, Meredith, Arizona, Maggie e Amelia. Siamo vicino al Duomo, San Babila. E adesso stiamo andando verso Garibaldi. Perché dov'è che dobbiamo andare, Ginny? Bloggers. Dove ci sono questi bloggers che vendono i loro vestiti. E quindi vogliamo fare un giro lì. Allora, siamo qua con le superstiti. Siamo vicino al Duomo. Adesso prendiamo il tram per andare a Porta Garibaldi, ancora non so dove stiamo andando. Allora, dov'è che siamo venute? Perché è da tutto il vlog che cerco di dirlo. In pratica ci sono delle bloggers che hanno praticamente venduto i loro vestiti. Io ho preso un cappello, la Ginny ha preso un completo, anche alcune girls hanno fatto un po' di shopping. E niente, adesso ci salutiamo, mi sa, perché noi stasera dobbiamo andare a cena, ma quello sarà un altro video che farò a parte dopo. A parte. Sì, io sì, ho bisogno di content. Adoro. Siamo rimaste in giro tipo 800 ore, quindi direi un bel successo. Cosa dite? Le superstiti siamo sempre meno, però yes girl. E adesso torniamo verso, cioè siamo già in centro, però ritorniamo verso il centro. Abbiamo appena salutato l'ultima superstite della giornata. E di cuore veramente a tutte quelle che sono venute, cioè almeno da parte mia e della Ginny, veramente raga, grazie mille, sul serio, siete state amorevoli, cioè non, io sicuramente lovely. Perché lei aveva già fatto degli incontri, io è stato il mio primo, per essere stato il primo, cioè wow, siete state tutte amorevoli veramente. No. Ce la siamo chiacchierata, abbiamo fatto una giornata lunghissima, anche più del previsto. Ma perché alla fine sono morta proprio, siamo distrutta, completamente morte. Abbiamo fatto shopping e ci siamo andate a prendere la cioccolata, quindi grazie mille a tutte quelle che sono venute. E per chi non è riuscito, ne faremo altre, soprattutto capisco che tantissimi magari siete fuori dall'Italia, quindi fuori dall'Italia è la stanchezza, fuori da Milano, esatto. Quindi veramente raga, grazie mille, cioè è stato bellissimo, siete amorevoli e l'hai detto wow. 18 volte, lo so, devo dirlo ancora, siete tutte delle lovely amorevoli. Ladies. Che poi tra l'altro è successo che due di voi o tre si sono trovate tipo me e la Ginny lì per caso, perché non sapevate dell'incontro, quindi è stato divertentissimo, quindi bene raga, allora io chiudo qua il vlog perché adesso ne aprirò un altro, perché andiamo a fare una cosa molto divertente tonight, però lo metto in un altro video, quindi niente raga, thank you guys for watching and see you guys next time. Ancora grazie mille a tutti quelli che si sono presentati, vi mandiamo un bacio dalla bella Milano.